Ma che cosa mai succede? Ma che cosa mai succede? Ma che cosa mai succede? Violenza sulle donne, colpa di come vestono. Ma che cosa mai succede? Che cosa mai succede? Allora, la questione va affrontata da una nuova prospettiva, da una nuova prospettiva. E dobbiamo chiederci se il burka l'hanno inventato gli islamici o se il burka c'era anche prima. Chiediamoci come si vestivano le donne nella Grecia antica. Proviamo a leggere per esempio l'Odissea, dove si parla di Penelope, la regina di Itaca, quella che aspetta Ulisse, che è suo figlio, il figlio di Ulisse e di Penelope, no? Il suo figliolo, Telemaco. Chiediamoci come vestivano le donne nella Roma antica, quella monarchica e repubblicana, non quella imperiale, come vestivano le donne. E lo sapete che si mettevano tutte le donne, anticamente si mettevano il velo, erano tutte velate? Ma lo sapete che le donne erano velate pure in Italia, fino a 60, 70, 80 anni fa? Ma allora ci chiediamo, ma non è stato l'Islam a inventare i peplum, i veli, le coperture femminili? Le coperture femminili nascono in patriarcato, nascono le coperture femminili, nascono in patriarcato. E perché nascono in patriarcato? Nascono in patriarcato perché in patriarcato la donna viene sottomessa, schiavizzata, diventa un oggetto il patriarcato. Tant'è vero, e lo dico con rispetto, lo dico con rispetto, mi raccomando, non vi offendete, che nei 10 comandamenti c'è scritto non desiderare la roba da altri e non desiderare la donna da altri. Cioè la donna viene equiparata alla roba, Guardate che non è mica colpa mia se è così, La donna è la roba è donna. Ma perché sono stati inventati i vestimenti, fino ad arrivare al burka? Il burka c'era prima, prima dell'Islam, il burka, E perché? Per proteggere la donna dalla violenza maschile, E la donna tutta coperta. Non è più tanto un oggetto di desiderio, capito? Non è più oggetto di desiderio. E invece più la donna si scopre, e più diventa oggetto di desiderio. E l'uomo, il patriarcato è un patriarca, si sente padrone della donna, il patriarcato, l'uomo. E se vede la donna seminuda, e gli vengono da destare delle brutte fantasie, capito? E se ne parla qua, se ne parla, vedete? Sì, e il burka non l'hanno mica inventato gli islamici, E il burka è una questione patriarcale, è una questione patriarcale. E se voi volete sapere cos'è il patriarcato e com'era il matriarcato prima, dovete leggere quest'opera, La stirpe del serpente, che è uscita una quindicina d'anni fa, per cui è esaurita, però torna in libreria in una nuova e bella edizione per conto della casa editrice Leonida Edizioni, il cui editore è Domenico Polito. Quindi sotto Natale potete andare in libreria e chiedere La stirpe del serpente di Serafino Massoni, casa editrice Leonida. Va bene, cari amici? Ah, ma che situazioni sono mai queste, cari amici? Ma che situazioni sono mai? La donna in patriarcato, lo dicono i 10 comandamenti, non lo dice Serafino Massoni, è considerata come roba, non desiderare
la Roma da altri e non desiderare la donna da altri. E allora gli uomini fanno i prepotenti, capito? Ci sono le galere ovviamente, ma fanno i prepotenti. E contro le prepotenze in patriarcato erano stati inventati i pepli di burca, perché una donna che si scopre diventa un potente oggetto di desiderio contro nei confronti degli uomini, perché poi non è colpa della donna se la donna si scopre, è colpa dell'uomo che ha queste brutte fantasie. Però questa è la situazione ed è descritta in questo sondaggio, capito? Questo sondaggio che sta sul Corriere della Sera, vedete il Corriere della Sera, martedì 26 novembre 2019, perché io ipotesi non fingo, capito? Ipotesi non fingo. Bene cari, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.